che bella che sei. Anche dopo, questa è una bella idea, una bella risposta, no? Dopo io fermo l'immagine e scelgo la foto che più ci sta bene. Adesso la vediamo. Vieni. Fermo, fermo. Non è un bruttino. Cioè, ma non puoi venire ogni volta qua, una di gente qua che sei tutta la gente, il tornello, dice un po' come andare a fare. Cioè, c'è questa maniera di cubare di lui. Ok. Gira tutto qua, ma mi gira non può essere, io ci metto poco a dire. Sì, faccio sì. Ma scusa. Un po' di soffri, vedi così. Io dopo 30 anni di lavoro non so se sono stato licenziato. Una foto è vero che può cercare. Adesso, prima. Mettici il sorriso. Non ho detto per voi, se non è sei stupendo. Dai, così va. No, tra poco. Aspetta, fermati così. Io tu, lei, lei, no? Fermo come? Così. E beh, per me niente. Dai, mi metto vicino. Adesso viene anche lui. E potete metterti la cravatta. Sta praticamente registrando. Sì, lui registra e poi mi toglie le foto. Dove sei? No, vieni davanti a me. No, mi lascia. Ma aspetta. Sì. Visto che sì, vai, neanche pettinato, ci sei. Vai. Ah, lui gliela sta facendo più bella, adesso che non ci sono io? È chiaro. Oh, si aveva abbracciati. Dov'è il musicista? Lo già dire. Metta il tuo affetto. C'è un bel vestito, oltre che una bella ragazza. Guarda me. Ha vinto oggi un po'. Non si è butto gli occhi. Ormai ci stiamo divertendo. Quindi facciamo altre due o tre con Gavino. È una... Che belle ragazze. Come vi chiamate? Biancaneve. Cappuccetto rosso e lei? Ah, no. Ah, no, io Aldi. Personaggio. Cambi poeti, devono rispettarli e non dire che scrivono fesserie. Che bella ragazza. Cesca, ci mettiamo tutte così. L'hai capito? Che lo sta, non ci sta. Quello che lui ha detto, hai sentito. L'hai capito? L'hai capito bene? Tu sei. Lo scopo è quello però. Ok, questo è quello. Perché io guardo il viso quando è pronto, Fatta! Oh, clicca allora!